Cade un'ennesima tegola sulla banca di credito cooperativo del Cilente Lucania Sud dopo lo scossone per gli accertamenti disposti dalla Banca d'Italia. Questa volta a suscitare nuovi clamori per la BCC Cilentana e l'inchiesta sugli istituti di credito accusati di applicare tassi di interesse al di sopra della soglia d'usura fissata per legge. Ad allertare gli inquirenti con una serie di circostanziate denunce è stata la Carma SRL, l'impresa di costruzioni fallita nel 2010, che prima di sollecitare la procura di Vallo della Lucania si era già attivata per far partire un'inchiesta da Salerno, tanto che accertamenti analoghi sono già in corso sulla MPS, BNL e Unicredit. Per la BCC cilentana al momento risultano indagati per usura bancaria sei funzionari. Osvaldo Santoro, direttore e vice direttore generale della banca, Nonché responsabile ad interim dell'area Affari e Relazioni Creditizie, Pasquale Cerullo, direttore della filiale 1 e vice direttore generale, Ersilia Casale, preposto della filiale Vallo 1, Maria Antonietta Luongo, settorista gestore area territoriale, Ed Egidio Esposito, settorista e gestore territoriale Vallo 1, e Massimo Ruggiero. Secondo il sostituto procuratore Alfredo Greco, che ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini, i sei funzionari e in concorso tra loro con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, addebitavano alla Karma SRL in relazione ai rapporti bancari, sviluppatisi attraverso vari conti correnti e dallo sconto di tre effetti cambiari sotto forma di interessi, competenze e spese accessorie varie a favore della filiale di Vallo della Lucania, interessi o altri vantaggi usurai, ammontanti a quasi 300.000 euro, quale somma addebitata sui conti correnti e a 10.347 euro, quale competenze addebitate per le operazioni di sconto bancario. Fatti che si sarebbero consumati tra l'agosto del 2001 e giugno 2010, poco dopo la sentenza di fallimento della Karma SRL, fatti che avrebbero sconvolto l'imprenditore tanto da spingerlo più volte a tentare il suicidio.